Quindi niente, oltretutto che mi ha fatto 1000 video contro, poi chiariamo una cosa, cosa ne penso io del reddito di cittadinanza? Dunque, io ve l'ho sempre detto, io sono contraria al reddito di cittadinanza, perché a parte che c'è stato che 5 Stelle ha dato il reddito, doveva dare il reddito e poi dare un lavoro, e questo non l'hanno fatto proprio, e come hanno detto ora, il gruppo 5 Stelle dal Vaffa tornerà un altro Vaffa, dal Vaffa che ha detto Beppe Grillo andranno a un altro Vaffa, questo lo sentivo dire mi pare sul Radio Radio, nel senso che chissà che fine fanno, con un Vaffa sono arrivati, con un Vaffa si mandano via, ok? Speriamo. Comunque, perché sono inchiodate a quelle poltrone, comunque, a parte quello, che volevo dire? Che sono contraria al reddito di cittadinanza perché l'hanno data a cani e polci, perfino alla mafia, ai mafiosi, no comment, no comment, e quindi è stato uno sperpero dei soldi di tutti i cittadini, come ce l'avete con il pagamento della RAI, ci si può avere anche con il reddito dato a queste persone. Ma i poveri, allora se è di una cattiveria, i poveri come si fa? Almeno si elimina il debito. Allora, innanzitutto, dando il reddito di cittadinanza, non si è, non, dando il reddito di cittadinanza mondiale, ho sentito dire, non si leva alcun debito. Io sto continuando a vedere bambine muoiono di fame in Africa. Nonostante tutto quello che dicano, si vuole azzerare il debito in tutto il mondo, la fame, non ci sarà più nulla, tutti bene, tutti amore, pace, pane e mercicenze, però io sto vedendo che mi stanno mandando sempre pubblicità di povere creature che stanno morendo di fame in Africa. Allora qui c'è qualcosa che non va. Ma dov'è questo debito cancellato? Dov'è questa fame elevata nel mondo? A me mi pare che qui ci stanno piglià per il sederino, eh? Ecco. Quindi, come diceva la sorella in quel film, a me mi sa che ci stanno a pia per... No, 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 gli diceva l'altro, dice, ma non è che ci stanno a pia per cu... E quell'altro gli fa, no, no, ok. Poi, va bene, io non capisco questa società che capitalistica, liberista, che più che uno compra... E spende e più che è meglio, ma che ti pare che una società si debba basare sul reddito e cittadinanza e non fare niente, in più devi spendere cose cacchiatine che non ti interessano, tipo beni non necessari, tant'è che abbiamo ninnoli in casa da buttare via, da quanti aggeggini abbiamo, faccio un esempio. Ora questo l'ho comprato a Venezia, ma quante aggeggine le donne comprano nei negozietti, tanto per comprare, per dire, per risalire l'economia? Quante cosine comprano le donne, eh? Inutili, 100.000 trucchi. Ma io mi ci metto in primis, ho comprato miliardi, poi lo farò una volta, miliardi di scarpine quando erano piccoli. Ma per dire, quante cose si comprano inutilmente alla faccia di chi veramente muore di fame in Africa, non questi che vengano qua. Non i falsi poveri che se ne approfittano dei cori buoni, dei cori fessi, secondo me. Quindi non è possibile che una società, un'Europa, si fondi sullo comprare a deficienti. Tutto un continuo. Cioè, qui c'è qualcosa che non va. Poi, il reddito è di vananza. Cioè, ma voglio dire, io ho tre valori. Dio, Gesù, do Dio un altro, Dio Gesù, perché Dio è solo Gesù, basta. Gli altri, tutti i demoni, scusate, ma è così. Dio Gesù, la famiglia, la patria. Dunque la patria, l'Italia, è fondata sul lavoro che le persone non vogliano, perché preferiscano andare a chiedere il reddito di cittadinanza e non lavorare. Ma io se non lavoro per 2000 euro, per 1000 euro, io ho lavorato anche per 40 euro, scusate, io per 40, 50 euro, 60 e basta. Con questo ho fatto un lavorino piccolino, piccolino, non potevo pretendere di più, ma uno
Cioè, una società fondata sul reddito, cittadinanza, cani e porci, anche a ragazzi che hanno energia, che non sono dementi, che non hanno handicap. Allora capisco l'handicap, lasciamo perdere persone che hanno degli handicap, non dico. Ma le persone che possono andare a lavorare, ma com'è possibile che preferiscano prendere un reddito di cittadinanza? Cioè, come si fa un paese ad arricchirsi sull'elemosina? Dei cori fessi che devono pagare le tasse per pagare il reddito a te che te ne stai sul divano a dire la demente di qua e la scema di là. Ma te che sei? Scusate, eh? No, non ho capita. Ma che futuro del paese è così? Addirittura gliel'hanno data ragazzi. Ma dove siamo? Ma ragazzo deve lavorare dalla mattina alla sera. Deve andare a sbaciucchiarsi con la fidanzata, non con la mascherina. Senza, se è possibile. Ma vi rendete conto del mondo di merda? Io non ho parole. Io sono contrarissima al reddito di cittadinanza. Perché un'Italia non può essere basata sulla fannullanza, deve essere basata sul lavoro. Allora, io darei lavoro agli uomini, italiani, l'Italia agli italiani, di sangue italiano, dare il lavoro agli uomini, italiani per prima, maschi. Le donne devono stare a casa, guardarsi i figlioli che vanno a finire con festini. Droga, ma l'avete sentito? Quella ragazza che le era andata al festino a Ibiza, mi pare, la sera fatta di cocaina, poi ha tentato di stuprarmi, mi ha legato, subito l'Abruzzone a difenderla. Quando siamo? Ti sei fatta di droga, sei andata a un festino di un imprenditore per pigliare quattrini, la signorina pretende, ma mi voleva stuprare. Ma va, ma che mondo è? Ma guardatevi figlioli, queste cose non devono accadere. Le donne devono stare a casa, fare un lavoretto in casa o un lavoretto vicino a casa. Cioè quelle donne preparano le orecchiette, per esempio in Puglia. Oh, quello era un lavoro buono, dirai, ma ora non c'è più. Certo che non c'è più lavoro in questa maniera. Lo sai perché? Perché avete votato male. Cioè io l'ho detto, primo Dio, poi c'è la famiglia, la donna deve stare a casa a fare un lavoretto adatto alla donna, non tanto fuori in qua e in là che poi i figlioli nessuno li guarda e vengano fuori male in quella maniera. Ma ora la donna deve andare a lavorare. Certo, se l'uomo non vuole far nulla, la donna gli tocca fare lei tutto. Fa tutto la donna, non guardatemi, io dico le donne in generale. Poi, ma adesso uno deve lavorare anche la donna. Lo so, ma infatti ormai è tardi. Io ho detto il mondo ideale. Se avessi votato bene, o avessi votato invece che quei pidioti, o i 5 Stelle, ma avessi votato bene, signori, a quest'ora non ci si ritrovava così. A quest'ora, eh? Allora, continuate a far venire questi extracomunitari, prendano il lavoro loro. Che hanno anche un'altra religione, quando sarà la loro religione, dice che quando saranno tanti, gliela tireranno in tasca cattolici, comunque agli europei. Io non dico altro, fate voi, guarda che loro ci credano, non sono come voi che non credete, che ormai siamo tutti l'Italia atea. Loro credano veramente alla loro religione, quando saranno tanti, voi lo vedrete che vi faranno. Già hanno cominciato a bruciare la chiesa in Francia. Io non dico più nulla, signori, fate voi. Ma cercate almeno di votare bene. Adesso, secondo me, adesso è tardi. Ma questo mondo ormai, in questo mondo infatti ormai è tardi. Dovevate pensarci prima. A voler tutta sta droga. Addirittura la droga libera. Che può che sia la marijuana. Benissimo, continuate. Continuate a prendere la droga, queste scemine di ragazze. Continuate voi mamma ad andare a lavorare, a fare le ganze nell'ufficio e nessuno bada a figlioli. Guardate come vi diventano, eh? Questo è un mondo malato, è un mondo che avete votato male. Hanno votato male le vostre mamme, le vostre nonne, i vostri babbi, secondo me. Tutti hanno votato male. Aborto, divorzio, libera droga, wow! Mondo di cialtroni e gogò. Allora, uno semina e poi raccoglie. Ma tu, anche tu non lavori, mi fa Mauri. Ma anche quella demente là, gli ci vuole un TSO, la non lavora, cosa pretende? Come fa a giudicare? Allora, io infatti ti avevo consigliato, Mauri, di fare un lavoretto piccolino,
Anche per la tua dignità, c'hai quattro figlioli, per la dignità di padre, per la dignità di ex marito, tutto ex, va bene, anch'io ex, tutti ex siamo, vedere il mondo di ex ogni cosa, eh? Ex, ah, o fra poco anche ex aria, non c'è neanche più l'aria, vedete? Va bene, ora lo faccio perché mi avete detto sono un cesso e mi copro, però questo è l'emblema che fuori siamo così. Tutto ex, ex aria, ex respirare, ex moglie, ex tutto, ok. Che volevo dire? Io gli avevo consigliato di trovare un lavorino. Ma che quello demente la dice, poi non fa nulla. Allora, innanzitutto, a te, Mauri, ti hanno dato non so quanti lavori. E non ne hai accettato neanche uno. Il RAN, il lavoro alla pubblica sicurezza, non lo so, un lavoretto, niente. Ho sentito dire perfino Lambre ti voleva dare un lavoretto, non l'hai voluto, eh? Non lo so, vabbè, non importa. Poi tu paragoni me. Allora, io magari ce l'avessi. Avevo quel lavorino l'anno scorso, dovevo portargli giornale e pane a questo signore che mi era anche tantissimo affezionata, anche troppo. Anche perché lo conoscevo, ma no, per privacy non posso assolutamente dire chi era. Gli portavo il pane, gli portavo ogni tanto delle verdure. Ogni tanto le medicine, la farmacia, ogni tanto queste cose qui, per 40, 50, 60 euro, insomma. Ma io lo facevo volentierissimo. Ora non ci posso più andare perché ha preso una badante a tempo pieno, un albanese, vabbè, non c'è assolutamente problemi. Quindi se trovo altri signori, ci vado, anche per 40 euro, anche per 50, anche per aiutarle, ok? E a me nessuno mi ha mai offerto un lavoro. Poi ci farà un video i lavori che mi piacerebbe. Per esempio, mi piacerebbe tantissimo lavorare in una biblioteca. Bah, magari, cioè, il mio sogno sarebbe in una biblioteca in centro a Firenze, ma l'hanno pure chiusa, credo, quindi, cioè, proprio. E le biblioteche in centro a Firenze, quelle antiche, sarebbe il mio sogno, ma è chiaro, prendano le universitarie, non prendano certo le dementi come me. Io non saprei neanche che lavoro fare perché la badante non posso. Perché non so fare le punture, non ho fatto l'OSS, cioè c'è le OSS, l'infermiera apposta che può diventare badante, infatti gli albanesi hanno fatto le infermiere nel loro paese e le prendono. Non posso neanche fare la donna di servizio perché non posso neanche salire sullo scaleo, sarà labirintite, non lo so, non, io le ho accennate alla mia dottoressa. Per esempio, che quando cade un oggetto ha movimenti molto rallentati, anche per questo non ho potuto. Però farò un altro video, se no qui si va di palofrasca. Non ho potuto neanche prendere la patente, ho movimenti un po' rallentati. Per esempio, mi era difficile parcheggiare, provai, poi vabbè, dovevo fare 2 anni in uno, e dovevo recuperare l'anno scolastico, eccetera. E quindi non me la sentivo di prendere la patente, mi era calato la vista. Comunque si può fare un altro video su questo, se no diventa troppo arne sul forno, non ci capite niente. E quindi io glielo dissi alla mia dottoressa, ho questi problemi di girarmi, di può darsi se la labirintite, ma lei mi ha detto, ma sei sempre stata così o sei ora perché non sei più giovanissima? No, sono sempre stata, ero lenta a raccattare la roba. Vertigini anche vicino, per esempio, al molo di Viareggio. Io devo stare, cioè, io se mi avvicino a un molo, è che è bellissimo il molo, è romanticissimo, no? Per dire, mi tocca, mi sembra di cascare, cioè perdita di equilibrio. Quindi, che cavolo faccio io, la donna di servizio che ho visto a pulire, le vanno in cima, ma anche più vecchie di me. Vanno in cima allo scaleo a pulire lassù le finestre. Io, infatti, c'ho da pulire sta tenda del bagno. E non mi riesce perché non fino al terzo quarto, poi vi dirò a quale gradino arrivo. Ma glielo disse la dottoressa, mi disse: ma sei sempre stata così? Sì, allora va bene. Grazie. Cioè, che domanda risposta è questa? La mia dottoressa è carinissima, però a volte dice: ma sei sempre stata o ti è successo ora tipo malattia degenerativa, qualcosa, no? No, no, sono sempre stata fin da piccola. E certo si va a peggiorare, però sono sempre stata, appunto per questo non ho preso la patente. Poi vi farò un altro video per bene, perché non ero una sportiva, questi problemi qui. E quindi niente, mi fa, allora va bene, se sei sempre stata va bene, sei nata così, t'arrangi, cioè grazie.
Cioè, capito? Certo, ormai. Ma io comunque se trovo un lavoretto, lavorare in biblioteca, non lo so, lo farei. Anche se adesso sono più utile in casa. Non vi dico il perché, ho dei problemi familiari, posso dirvi per bene, perché non ho mai messo, un po' perché i miei figli non hanno voluto, eccetera. E assolutamente voglio la privacy, tanto manco ci guadagno, quindi, ma neanche ci guadagnassi, io metterei in ballo i miei figli, cose troppo, nulla di male, ma insomma, che non, io devo stare in casa, insomma, comunque di più non posso dirvi. E comunque io lo vorrei un lavoretto, però devo dire, per ora non ne ho bisogno di soldi, non ne ho bisogno di soldi, cioè questa è la differenza tra te. Tra me e Mauri. Mauri ha bisogno di guadagnare, io no. Capito la differenza? Oh, ma come l'Elettra Lamborghini. Lei non fa cacchio nulla, lascia 7 Lamborghini, lascia 7 macchine, ma è una mia colpa sua se lei è la figlia di. Capito la differenza? Oppure l'Aurora Ramazzotti, o non lo so, si sono ritrovato un impero, o la Paris Hilton mi avete nominato. Si sono ritrovato un impero, è buon per loro, cioè, ma non dovete dire, ma loro fanno nulla, allora io, ma ognuno c'ha, cioè, capito? Io per ora ho la dispensa piena, non ho assolutamente bisogno di lavorare. Poi se lo trovo, ve l'ho detto che cosa voglio, lavoro in biblioteca, non lo so, poi ditemi voi che lavoro posso fare con tutti questi impedimenti che io ho. Capito? E Mauri vedo che li fa i lavori. Io quando gli chiesi una cosa di elettricista, è bravissimo Mauri, più bravo del mio ex, che mi sembrava bravo lui, però di fili, di cose, Mauri si intende tantissimo. Ti ringrazio Mauri che mi desti l'aiuto. Cioè, secondo me tu hai molte risorse, poi vai sempre in giro, la forza ce l'hai, sei sempre in giro. Io ho una forza nemmeno. Sono pappa molle in confronto, capito la differenza? Poi secondo me le donne dovrebbero stare a cuccia, quando mi dite a cuccia, a me mi piace perché vedo l'uomo a cuccia deve stare. Mi piace, mi diverte. Ok, spero di essere stata più simpatica, comunque a me mi preme molto video sul cattolicesimo, perché siccome offendete tanto la mia religione, io rispondo. Perché non è giusto offendere e poi dire che video sono, perché non sapete come battere. Ok, io comunque, ditemi che lavoro potrei fare, non mi dite venditore a telefono, quello no, io quello non lo so fare, ma non so chiacchierare come Mauri, cioè lo vedete, se no a quest'ora avrei fatto miliardi di views, quindi non sono adatta a vendere la TIM, la Telecom e questa roba, anche perché non mi intendo una mazza di questa roba, a me piacerebbe tantissimo. La biblioteca però, ripeto, non sono una laureata a Macerata, quindi non posso, secondo me, vogliono le ragazze giovani laureate. E non sono giovane laureata, mi sarebbe piaciuto prendere la laurea, però poi si farà un altro video perché non ho preso la laurea, perché bla 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 bla. Ok? Benissimo, se volete la prossima volta, tanto basta un click, ho imparato a filmare, benissimo. Vi faccio tutti gli effetti speciali, ditemi quali, c'è l'effetto disco e si cambia tutte, sembra restare in discoteca, però mi sembra un po' giri la testa, già appunto mi gira la testa. Comunque fatemi sapere, ok? Comunque Mauri, in bocca al lupo e crepi il lupo e tu devi continuare, io fossi te farei video divertenti, simpatici, perché la simpatia ce l'hai e nessuno te la toglie. E questa nessuno te la toglierà, Dio te l'ha data, sono i talenti, e nessuno te la toglierà. Quindi fai meno casini e più sbarbate simpatiche e forza Mauri, ok? Ciao ciao, un bacione a tutti.